Assessore, siamo a Durrueli, una villa meravigliosa restituita alla comunità. Assolutamente sì, è ovviamente la nostra mission quella di restituire queste bellezze ai cittadini e soprattutto alla Sicilia tutta. La mission dei beni culturali la conosciamo, quindi tutela, valorizzazione e fruizione, e questo è l'esempio per antonomasia di un lavoro sinergico portato avanti sicuramente dal nostro parco, che con fondi propri ha restaurato non solo i mosaici ma un paio di ambienti, ma soprattutto la finalità importante è quella di rendere nella visione d'insieme un biglietto che possa permettere ai turisti da una parte di visitare questa meravigliosa villa e i cittadini agrigentini, ma nel contempo di utilizzare lo stesso biglietto per andare a vedere la Scala dei Turchi, che è chiusa dal 2020, che spero entro l'estate possa essere ovviamente fruibile ai cittadini e ai turisti stessi. Direttore, lei è nato qua, l'ha vista riemergere piano piano e ce l'ha dentro il cuore. Beh, ho un'affezione particolare perché sono Punta Grandino di nascita, conoscevo il vecchio proprietario, conoscevo gli ambienti che erano già conosciuti, scusate il bisticcio di parole, poi ho assistito alle due campagne di scavo fino agli anni 70 da studiosi giapponesi, e oggi devo dire che riaprire al pubblico questo gioiello in un progetto che ha visto prima la manutenzione di alcuni ambienti e ora la valorizzazione, e che è mirata a una valorizzazione ampia anche nell'area adiacente, per cui faremo lì le attività culturali, mi riempie di gioia. Se poi questa gioia viene colmata dalla possibilità di poter permettere un uso regolare, contingentato, in sicurezza per i visitatori, per il momento, della Scala dei Turchi, e questo ci riempie di gioia. Devo dire che grazie al Dipartimento, all'Assessore, al Consiglio del Parco, questa è una delle prime attività. Non ci fermiamo a Villa Romano, a breve, nei prossimi due settimane, apriremo l'Antiquarium di Vito Soldano a Canicattì e l'Antiquarium di Sciacca a Montecronio, e poi in ultimo Casa Barbadoro sotto il Tempio della Concordia, dove si parlerà delle buone politiche del paesaggio. Sabrina Lattuga, sindaco di Real Monte, lei questa scala da quando è sindaco non l'ha mai vista aperta? Sì, effettivamente sono arrivata in piena pandemia con un'ordinanza che ne vietava l'accesso a seguito di un dissesto, prima per una vicenda giudiziaria che si è conclusa e poi a seguito oggi ancora permane per il dissesto il vincolo PAI. Io lavoro da quando mi sono insediata per riaprire il nostro sito e oggi la convenzione che da qui a qualche settimana sottoscriveremo, il protocollo d'intesa con l'ente parco, ha lo scopo di rendere fruibile il sito Scala dei Turchi, quello che oggi è accessibile, nelle more che possa essere definitivamente restituita alla collettività. Stiamo lavorando appunto per questo, abbiamo già previsto l'installazione di un percorso alternativo che intanto, in vista di questi consolidamenti del costone sulla parte sommitale, possa consentire un accesso contingentato a piccoli gruppi. Il Comune in verità da qualche anno autorizza dei gruppi di ricerca, quindi a scopo scientifico, a scopo promozionale e a scopo turistico, l'accesso però su istanza che viene valutata, dove insomma ci sono una serie di prescrizioni che sono a garanzia e tutela di chi accede, ma a garanzia soprattutto e tutela di questo meraviglioso monumento naturalistico. Lavoriamo dal 2007 come amministrazione comunale per inserirla come bene UNESCO. Io recentemente ho avuto contatti con il sottosegretario del Ministero che porterà con noi avanti la candidatura ex novo, non più come bene singolo, quindi come unico monumento, ma come porta capofila, appunto, scusate, capofila di un team, di una serie di comunità anche internazionali, quindi anche non italiane, che hanno lo scopo di proteggere il Mediterraneo, quindi le nostre coste, dove l'emblema sarà appunto la Scala dei Turchi come bene protetto.
strana una tenerezza, perché è una proprio che lavora. Con la visita guidata, ma quell'attività culturale dell'area di gente ci sta sempre tutto. L'invitato al generale Castello. Quindi sono particolarmente lieto che oggi questo sito si... Grazie direttore. Si apre un sito di straordinario istituzionale, comune, associazioni. È straordinaria sia per la bellezza della sua consentito grazie al rinvenimento di due tegole con bollo di identificare cittadini ed ai fruitori, alla collettività, ovviamente del parco, che si è impegnato senza soluzioni di continuità nel cercare di dare una mano utilizzando